il sito archeologico di Çatalhöyük. Gli archeologi hanno ritrovato in Turchia i resti di un villaggio neolitico risalente a circa 8.000 anni fa, Çatalhöyük. Era un villaggio abitato da un migliaio di persone, che venne edificato vicino a un fiume e a un bosco. Le case erano costruite con mattoni di argilla, paglia e acqua, fatti poi essiccare al sole. Per unire i mattoni si usava la malta, un misto di terra, cenere e ossa tritate. Ogni casa era costituita da un'unica stanza, illuminata da alcune lanterne, posizionate dentro a delle cavità scavate nella pietra. Il fumo dei fuochi usati per cucinare fuoriusciva dall'unica apertura sul tetto. Le case rettangolari, infatti, erano tutte attaccate e non avevano porte. Gli abitanti entravano in casa dal tetto, attraverso una botola fatta sulla terrazza. Per salire sul tetto o per passare da una casa all'altra, utilizzavano delle scale di legno. In caso di attacco da parte di altri gruppi di uomini o altri villaggi, le scale venivano ritirate e le botole chiuse. La maggior parte della vita degli abitanti di Çatalhöyük si svolgeva proprio sui tetti, forse per avere sempre sotto controllo gli eventuali pericoli e per essere pronti a intervenire. Era venerata la dea madre, che rappresentava la fecondità. Le cerimonie religiose si celebravano durante diverse occasioni. La semina, il raccolto, una tempesta, un'inondazione del fiume, la nascita, la morte.